centrocampista, reduce da una grandissima stagione, 25 anni da compiere e a costo zero, per quanto riguarda il cartellino, tra poco più di 8 mesi, logico che, dopo il Paris Saint-Germain e Barcellona, anche il Real Madrid pensi a Frank Cassie. Il Milan si terrebbe stretto l'ivoriano, ma le ultime dichiarazioni dell'agente dipingono un quadro che, al momento, vede il rinnovo di contratto come possibilità lontana dal concretizzarsi. E allora si muovono le big europee, Inter e Milan sono entrambe alle prese con dei rinnovi importanti di due pesanti contratti in scadenza, Frank Cassie in casa rossonera, Marcelo Brozovic in quella nerazzurra. Pensare che i due centrocampisti possano scambiarsi le maglie si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport è qualcosa che va dalla congettura alla provocazione. All'Inter c'è maggiore fiducia per il prolungamento di Brozovic, la dirigenza vuole chiudere i discorsi entro fine anno. Più rassegnato il Milan, le destinazioni PSG o Liverpool sembrano le più probabili per l'ivoriano, che secondo il Corriere della Sera è stato offerto all'Inter dall'agente Giorgia Tangana. Il quotidiano precisa però che la richiesta di almeno 8 milioni di euro netti a stagione non si sposa con la politica di contenimento dei costi che vuole adottare il club nerazzurro. Le pretendenti per Cassie, comunque, non mancano. Gli ultimi rumors di mercato che rimbalzano già dalla Spagna vedrebbero l'ex Atalanta lasciare il Milan per il Barcellona. Lo riportano i colleghi del Mundo Deportivo, precisando che il centrocampista ivoriano è nella lista degli acquisti della società blaugrana per la prossima stagione. Ronald Koeman, confermato sulla panchina catalana, vuole un centrocampista forte fisicamente il prima possibile, e l'ivoriano viene visto come il rinforzo ideale. Come scrive Mundo Deportivo, la dirigenza del Barcellona ha già stanziato circa 16 milioni di euro per tentare il colpo a inizio 2021. Se per parigini e blaugrana si era parlata di una possibilità per gennaio, pagando ai rossoneri un indennizzo minore del valore dell'ivoriano, i blancos riporta AS si muoveranno solo in ottica giugno e attendono il 2022 per sottoporre al procuratore a Tangana un'offerta per tesserarlo a partire dalla prossima estate. Ancelotti vede bene Cassie come alternativa a Casemiro a centrocampo, ma lo stesso quotidiano spagnolo specifica come la concorrenza del PSG sia molto ardua da superare. D'altronde l'attenzione ai costi, almeno per quanto riguarda i cartellini, non è argomento nuovo nel calciomercato degli ultimi mesi. A Parigi sono arrivati i vari Messi, Donnarumma, Ramos e Wijnaldum, ma anche Real con Alaba e Barca con Depay, Agüero e Garcia hanno dimostrato di scandagliare con molta attenzione il mercato dei free agent. AS aggiunge che, oltre a Cassie, le due big spagnole guardano con interesse anche a Rudiger, in scadenza 2022 col Chelsea.